Fine partita tra San Marino e Islanda, vinto 4-0 dai ragazzi del San Marino. Con il capitano Manuele, vabbè, niente da dire, diciamo questo era il primo passo importante. L'Islanda è una squadra che voi già avevate conosciuto comunque sotto mentite spoglie di Everton. E è sempre stata una nostra squadra storica, ottima squadra. Sambuca, esattamente, storici Sambuca. La prestazione, la loro è stata ottima, la vostra veramente soddisfacente secondo me. Oggi vi siete fatti trovare veramente pronti a questo primo impegno, questa prima finale, diciamo, okay, di questo nuovo percorso. Veramente penso che non è nulla da recriminare. È stata una partita impeccabile, se vuol dire, stasera, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fraseggiato bene, abbiamo buttato la palla a lungo quando si doveva buttare, ci siamo appoggiati su Antonio. Abbiamo fraseggiato come dovevamo fraseggiare, non abbiamo preso gol, che è una cosa molto importante, fondamentale. Però io farei proprio un elogio ad Antonio. Secondo me attaccante splendido, dico la verità, fa tanto per la squadra, cioè lo servite spesso e volentieri, ne è servito pochissimo, nonostante sia la vostra punta, invece riesce a prendersi dei palloni. Uno che si sacrifica tantissimo, si muove un casino per essere uno che dovrebbe essere là davanti a aspettare il pallone, invece si muove tantissimo, a volte picca in quei movimenti che lui sa che può migliorare, però per il resto è quando fa un gol come il 2-0, secondo me, cioè, non si può dire, abbiamo fatto un grandissimo secondo gol condotto da Nino e poi chiuso da lui, ma abbiamo giocato tutti benissimo stasera, e loro gli avversari erano davvero forti, sono riuscire a non far fare un gol comunque all'Islanda non è un'impresa facile. Sinistro comunque portato Gianmarco, che è da sempre uno degli attaccanti più forti del torneo, quindi finire a reti inviolate già dimostra che la partita è stata interpretata perfettamente indietro e avanti, non solo in avanti come magari per vostre qualità siete più portati ovviamente a fare una buona partita avanti, questo è sicuro. Il problema è, come dici tu, tenere poi la porta inviolata laddove si cerca sempre l'attacco e mai la difesa. Invece non l'abbiamo presa stasera, quindi è stato importante. Adesso ci divertiremo con Parma, visto che siamo squadrone. Esattamente. E ci giocheremo la qualificazione con la Scozia. Sì. Sono tutte le squadre migliori, secondo me. Voi ci state lì, ve lo meritate. Tre punti le abbiamo fatte. Assolutamente. E abbiamo il talismano Rocco lì. Grazie. Guardiamo il talismano. Grazie, Mario. Bocca al lupo. È grande.